Il regno di Spagna contro Sua Maestà, la regina d'Inghilterra. Oggetto del contendere ancora una volta Gibilterra, il suo mare, la sua rocca. Non ci sono più Filippo II e la sua invincibile armata, distrutta dagli inglesi nella Manica. Non c'è più il re Filippo V, costretto esattamente 300 anni fa a cedere per sempre Gibilterra agli odiati inglesi. Ora litigano i borghesi Rajoy e Cameron. Una volta a scatenare la furia delle armate spagnole erano i pirati inglesi, le navi corsare di Francis Drake. Ora sono bastati alcuni blocchi di cemento posati in mare da Gibilterra che, secondo Madrid, danneggiano la pesca degli spagnoli. Provocazione intollerabile per Rajoy e il suo governo, ma forse a causa dei precedenti non proprio favorevoli, il re di Spagna e il suo premier questa volta si sono astenuti dall'armare navi da guerra e spedirle sulla Manica e hanno evitato di assediare invano la rocca alle porte del Mediterraneo. Si sono invece limitati ad intensificare i controlli alla frontiera, costringendo ad ore di fila sotto il sole chi entra ed esce da Gibilterra. Questa fa parte dell'Unione Europea, ma non dell'area Schengen di libero transito delle merci. Il ministro degli esteri spagnolo ha anche ipotizzato di tassare con 50 euro qualsiasi passaggio del valico e di fare accertamenti fiscali sulle proprietà spagnole degli abitanti della rocca. Cameron si è detto preoccupato. Gibilterra ha accusato la Spagna di fascismo. L'Unione Europea ha fissato per settembre una riunione per risolvere il problema. Nell'estate rovente, insomma, l'aria si scalda e gli spagnoli si uniscono alla battaglia del loro premier condottiero, vendicatore delle sconfitte di re, ammiragli e imperatori che ancora evidentemente bruciano. Renato Cohen, Sky TG24.